politiche nazionali utilizzate come pretesto per decretare la fine del sistema sanitario regionale, presentato ad Arezzo il Comitato per la Sanità Pubblica. Riforma delle ASL, Matteo Bracciali, dobbiamo lavorare sulla prevenzione insieme alla Regione, riducendo le spese. La flotta di autobus TM si rinnova con 22 mezzi urbani ed un extraurbano. L'università siamo noi al campus del Pionto, un progetto per stimolare la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo. Anche Arezzo ricorda l'anniversario della rivolta del popolo tibetano contro l'invasione cinese. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD, le politiche nazionali utilizzate come pretesto per decretare la fine del sistema sanitario regionale, presentato ad Arezzo il Comitato per la Sanità Pubblica. Il servizio. Oggi ufficialmente è stato presentato un nuovo comitato che parla di sanità, ma non solo. Lei ha prospettato l'ipotesi di una privatizzazione strisciante per il sistema sanitario toscano. Può spiegare anche per i nostri telespettatori quali sono le vostre paure e le vostre preoccupazioni? No, quella che in larga parte è già la realtà attuale, perché chi ha avuto modo di verificare i rapporti attualmente esistenti nel campo della sanità italiana, ma regionale in particolare, non potrà non rilevare una fortissima presenza del privato, siano esse le cooperative sociali, siano esse le ditte che stanno oggi manutenendo i nostri impianti, la sterilizzazione, le pulizie e così via dicendo all'interno degli ospedali. Quindi c'è già una forte presenza del privato. A questo si aggiunge il secondo rischio, quello che attualmente è in corso, cioè quello che bene o male saremo costretti a ricorrere alle polizze assicurative, se è vero come è vero che l'assessore, il presidente della giunta regionale ha in animo di mettere il super ticket, e quando uno sarà costretto a pagare 2.000 o 3.000 euro per intervento chirurgico è facile che dovrà pensare bene a farsi un'assicurazione. Quali saranno i passi successivi di questa iniziativa che ha preso il via oggi? Noi abbiamo un compito: informare la gente, i cittadini, perché facciano massa critica e prendano coscienza di ciò che sta capitando. E soprattutto fare pressione nei confronti dei sindaci, invitandoli fino in fondo a fare il loro, come dire, ruolo. Perché io voglio un sindaco che difenda la realtà locale, un sindaco che cerchi di mantenere le risorse oggi spese qui da noi, che non accetti di perdere risorse umane, personale, perché dietro significa perdere salari. Ecco, lei ha parlato di sindaci, qualcuno paventa anche un'ipotesi di una sua discesa in campo in vista di queste amministrative che ci saranno anche al Comune di Arezzo. Quali sono le sue intenzioni in merito? No, noi siamo assolutamente convinti di dare supporto a tutti coloro che hanno a bene i servizi pubblici, che hanno a bene la sanità locale, che hanno nel loro DNA la difesa dei nostri diritti. E sul tema della sanità è intervenuto nel corso della nostra trasmissione di Giorno in Giorno il candidato sindaco del Partito Democratico Matteo Bracciali, che sulla riforma delle ASL ha affermato: dobbiamo lavorare sulla prevenzione insieme alla Regione, riducendo le spese. Sentiamo. Cosa ne pensa di questo argomento, ovvero della riorganizzazione del sistema sanitario regionale? Il dibattito giornalistico che si è espresso stamattina con queste tre prese di posizione, quindi Francini, il PDL e il Sergio Rossi, con la domanda a Rossi e Ricci, ritengo che vada rimesso un po' in fila. La questione è questa: domani il Consiglio regionale, anzi oggi, voterà il testo di riforma quadro che di fatto prevederà questa ripartizione nuova delle aziende sanitarie locali, facendole diventare tre e di area vasta, anzi più di tre, sei, perché poi ci saranno quelle territoriali, che è quella che riguarda quelle come la nostra, e quelle ospedaliere universitarie, che sono già a Firenze, a Siena e a Pisa. Qual è il tema di fondo? È che rispetto a questo passaggio noi abbiamo scritto un atto di indirizzo, abbiamo presentato un atto di indirizzo che, rispetto a quello del centrodestra, che dopo che hanno fatto 5 anni di campagna elettorale per rimettere tutto in una sola ASL, va bene, e adesso ci scrivono un documento dove dicono
dicono no, tre non vanno bene perché sono troppo poche, rimaniamo come siamo. Allora, noi abbiamo scelto insieme all'assessore Caremani una strada differente, che è quella di una critica rispetto a dove si va a cercare i soldi, perché in una fase di tagli come questi importanti, vi ricordo che la regione dovrà affrontare 350 milioni di tagli del governo centrale, che naturalmente andranno in parte nella sanità, perché come sapete tutti l'80% del bilancio della regione è fatto dall'azienda sanitaria, dalle aziende sanitarie. Quindi la scelta è: facciamo un lavoro che poi nel tempo ci ritroviamo nel rapporto con la regione, cioè dove si va a cercare i soldi? I soldi si vanno a cercare nella prevenzione, quindi noi dobbiamo cominciare a far partire percorsi di prevenzione, e ad esempio il Chronicle Model, in cui attraverso le buone prassi che i cittadini mettono in pratica evitiamo le ospedalizzazioni, evitiamo anche le cure al cittadino, e quindi tutto quel ragionamento che faceva ieri l'assessore Caremani rispetto alle cure che non sono utili, quelle che ci fanno spendere i soldi e fanno spendere i soldi a tutta la comunità. Passiamo adesso alla cronaca. Sarebbero in tutto 17 gli ordini di custodia cautelare che la Guardia di Finanza di Firenze avrebbe eseguito questa mattina all'alba. Durante una maxi operazione antidroga, le fiamme gialle fiorentine hanno sgominato una banda di cittadini albanesi attivi nelle province di Roma, Arezzo, Reggio Emilia, Ragusa e Lecce. L'ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal GIP del Tribunale di Firenze su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica. L'ipotesi di reato è associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente. Fino ad ora sono 25 le persone arrestate in flagranza di reato e durante le operazioni svolte sono stati sequestrati 30 kg di cocaina e 2 tonnellate di marijuana. Trasporto locale, la flotta di autobus TM si rinnova con 22 mezzi urbani ed uno extraurbano. Il servizio. Sono 23 i nuovi autobus che rinnovano la flotta di TM in servizio sul territorio di Arezzo, 22 urbani e uno extraurbano. I nuovi bus, dotati di motorizzazione Euro 6 con bassissimi livelli inquinanti, fanno parte di un complessivo progetto di restyling che in questo avvio del 2015 vede TM impegnata nell'inserimento di 84 nuovi mezzi su tutto il territorio di competenza, a fronte di un investimento complessivo di 17 milioni di euro. Entrambi i modelli di bus urbani prevedono la pedana manuale per la movimentazione di passeggero diversamente abile, corredata da segnalazioni visive e acustiche. I mezzi urbani sono 22, quindi 12 da 10 metri e mezzo e 10 da 12 metri, che sono questi dietro a noi. Con questo intervento praticamente si porta l'età media da 12 anni, che era quella prima di questo investimento, a 5,60, che è quella più bassa di tutta la TM, e soprattutto vorrei dire che in Italia ci sono poche città che hanno autobus con un'età così bassa. Le troviamo probabilmente all'estero, ma poca roba in Italia, e quindi è una cosa molto importante. Un investimento da quasi 17 milioni, finanziato per 9 dalla regione toscana e le restanti circa 8 da parte nostra con l'autofinanziamento. Ci sono anche 3 bus completamente autofinanziati da TM. Sono ricadute importanti dal punto di vista dell'immagine aziendale, il miglioramento della qualità del trasporto pubblico, inevitabilmente anche il consenso per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo pubblico, ci aspettiamo un incremento, e in questo senso credo che TM premia gli sforzi che sta facendo nel territorio, in particolare anche nella città di Arezzo, relativamente al rinnovo del parco autobus. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco dispiegati sul territorio toscano nelle aree colpite la scorsa settimana dal maltempo hanno proseguito il lavoro per l'azzeramento degli interventi in attesa, che si sommano alle circa 4.500 operazioni ordinarie già effettuate in tutta la regione. Le province maggiormente interessate sono ancora quelle di Arezzo, Lucca, Firenze e Prato. Continua la sinergia di intervento con i sindaci, gli enti e le altre strutture che partecipano alle operazioni di ripristino. L'università siamo noi, al campus del Pionto, un progetto per stimolare la partecipazione degli studenti alle attività dell'Ateneo. Vediamo.
Il titolo del progetto è L'Università siamo noi, un vero e proprio workshop che si è svolto al campus del Pionta di Arezzo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena. L'iniziativa è stata organizzata per presentare i risultati di una ricerca condotta da un gruppo di studentesse e studenti, coordinata dalla professoressa Loretta Fabbri, finalizzata a elaborare un concetto di cittadinanza studentesca che preveda una maggiore partecipazione alla vita universitaria. Questa è una ricerca importante per due motivi: per il tema, come si diventa cittadini universitari e come si può progettare il nostro apprendimento, e soprattutto perché è una ricerca intervento, cioè una ricerca finalizzata a suggerire all'università quali pratiche si possono implementare per aiutare gli studenti a diventare cittadini universitari, partecipando agli organi collegiali e soprattutto partecipando alla progettazione del proprio apprendimento. E questo è un grosso progetto innovativo che a noi ci vede dentro una rete europea, va bene, di un progetto che è un network di università che lavora proprio sulla partecipazione degli studenti, dar voce agli studenti. In questo progetto che abbiamo fatto abbiamo rilevato dei dati che si dividono in due grandi filoni. Il primo è il filone della partecipazione universitaria, l'altro è la vita universitaria vissuta dagli studenti disabili, e abbiamo rilevato dati importanti come per esempio che a livello di vita universitaria i ragazzi non partecipano, molte volte anche per colpa del pendolarismo o per una idea sbagliata dell'università che viene vissuto un po' come venivano vissute le superiori. Invece a livello di vita universitaria vissuta dai disabili abbiamo rilevato dei bei dati, questi studenti comunque non sentono una loro non inclusione, ma anzi si sentono molto inclusi, rilevando però sempre una partecipazione poco attiva anche su questo frangente. Un particolare applauso all'iniziativa è arrivato dal prorettore vicario dell'Ateneo Senese, Francesco Frati. È un'occasione molto bella veramente per noi, perché si inquadra all'interno di un progetto che noi abbiamo chiamato ormai 4 anni fa Cittadinanza Studentesca, che è un progetto che ha proprio l'obiettivo di coinvolgere gli studenti nelle attività dell'università e di farli sentire non soltanto studenti dell'università, ma cittadini del luogo, sia esso Siena o Arezzo, dove questi studenti effettivamente conducono i propri studi. Una raccolta firme per scongiurare la chiusura delle poste di Meleto. Così l'amministrazione comunale di Cavriglia si organizza per impedire che l'ufficio che serve attualmente la frazione possa essere cancellato. L'iniziativa partirà da domani. Sarà possibile reperire i moduli per la firma nei circoli, nelle parrocchie, nelle attività commerciali, negli uffici postali di tutto il comune di Cavriglia. L'azione è stata decisa dall'amministrazione dopo numerosi incontri sia ad Arezzo che a Firenze e dopo l'assemblea al circolo di Meleto con ANCI ed UNCEM. Anche Arezzo ricorda l'anniversario della rivolta del popolo tibetano contro l'invasione cinese. Vediamo. Anche in Piazza della Libertà ad Arezzo hanno sventolato le bandiere tibetane. Un'occasione per ricordare il dramma vissuto dalla popolazione del Tibet, invaso nel 1950 dalla Cina. Da allora il genocidio culturale ed etnico perpetrato ai danni del popolo tibetano ha mietuto almeno 1.200.000 vittime, e i tibetani dopo 62 anni sono ancora ridotti ad essere minoranza nella loro stessa terra o esuli per il mondo. Il 10 marzo è la ricorrenza del 56esimo anniversario della repressione sanguinosa che il regime cinese effettuò a Lhasa, reprimendo una rivolta che i tibetani fecero proprio perché avevano necessità di riaffermare il loro diritto a vivere secondo le proprie tradizioni, secondo il proprio antichissimo passato. E non solo, anche secondo quello che il Dalai Lama ha sempre affermato, i principi della non violenza, di un buddismo comunque illuminato, e invece nel 59 questo fu represso in una sanguinosa repressione appunto. Noi siamo qui per ribadire quello che anche il Dalai Lama sta dicendo da anni, forse inascoltato, cioè che il Tibet non vuole essere indipendente, vuole essere autonomo, ma soprattutto la lotta dei tibetani, del Dalai Lama in particolare, è quella di affermare che i diritti umani e civili siano rispettati in Cina, non solo per i tibetani ma per tutti i cinesi.
Banca Etruria offre un nuovo servizio per favorire l'acquisto e la ristrutturazione della casa. Parliamo di Mutuo Casa Più. L'Istituto di Credito Toscano conferma la propria vicinanza alle famiglie e ai giovani con una nuova offerta di mutuo ipotecario per acquisto e ristrutturazione. Un'ulteriore prova, fanno sapere da Via Calamandrei, della vicinanza della banca ai territori serviti. Le condizioni promozionali che sono previste anche per i nuovi clienti, l'importo del finanziamento Mutuo Casa Più può coprire fino al 70% del valore dell'immobile e può avere una durata compresa fra i 10 e i 20 anni. Veniamo adesso alla pagina sportiva. L'Arezzo Lumezzane per la partita della vita, mentre la salvezza si avvicina a Capuano, sogna la Team Cup il servizio. Noi a questo punto potremmo cambiare l'obiettivo, che non sono assolutissimamente i playoff, però lo posso dire tranquillamente, siccome le prime 9 vanno a fare la Team Cup, allora potremmo anche sognare qualcosa di impossibile, tanto sognare non costa nulla. Non lo aveva mai fatto in questi mesi e ha scelto di dichiararlo alla vigilia di Lumezzane Arezzo, il recupero della quinta giornata di ritorno rinviata lo scorso febbraio per neve. Se dalla trasferta lombarda la formazione di Capuano tornasse con i 3 punti o anche con un pareggio, secondo il tecnico amaranto la salvezza sarebbe praticamente cosa fatta. Dunque il cambio di obiettivo con il sogno di poter partecipare alla Coppa Italia. Intanto testa alla formazione di mister Braghin in quella che Capuano ha definito come la partita della vita. Una partita importante per loro, importantissima per noi. Loro logicamente domani si giocano molto della permanenza, noi ci giochiamo moltissimo perché malauguratamente dovessimo perdere andremo ancora in sofferenza. Dopo la mancata espulsione di Carcione nella partita con il Pavia, nonostante i 2 gialli rimediati dal club bianco-azzurro, è arrivato il preannuncio di reclamo sulla gara. In attesa del reclamo vero e proprio, il pareggio non verrà omologato dal giudice sportivo. Rimane da sapere se l'arbitro Cifelli di Campobasso ammetterà o meno l'errore tecnico. Sono a disposizione di ripetere la partita quando loro vogliono, quindi se loro reputano di... nel loro diritto di ripetere la gara, io non mi tiro indietro, però io penso che vale il referto dell'arbitro, quello che è stato consegnato nel dopogara a noi, dove si evince in maniera netta che l'ammonito è stato Panariello. Ieri il giudice sportivo ha inflitto l'ammonizione a Panariello, quindi ritengo che ripetere la partita sia impossibile. Taglio del nastro sabato per Arezzo Sport College, conosciuto nel suo progetto originario come la foresteria dell'atleta nella zona sportiva dove sono presenti il campo scuola e strutture per calcio, rugby, nuoto, baseball, tennis e bocce. La struttura è stata realizzata con un project financing, ricorda l'assessore ai lavori pubblici del comune di Arezzo Franco Dringoli. Un investimento di un raggruppamento di imprese private per circa 4 milioni e mezzo di euro. Se a questa cifra aggiungiamo i 900.000 euro che il Comune ha speso per viabilità e parcheggi e l'investimento per il campo scuola, arriviamo a sfiorare i 12 milioni di euro investiti per migliorare le potenzialità della cittadella dello sport di Arezzo. Il raggruppamento di imprese gestirà il polo per 30 anni prima di riconsegnarlo al Comune di Arezzo. La presentazione è stata organizzata per sabato 14 marzo alle 11 presso la struttura in via Castellano del Secco. E questo è tutto per questa edizione del nostro notiziario. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.